Sindaco, buongiorno. Quindi nuova apertura di cantiere qui a Mercato San Severino, progetto di riqualificazione della villa comunale. Sì, oggi consegniamo il cantiere appunto della villetta comunale. L'obiettivo di lavori è quello di riorganizzare le aree giochi e riqualificare alcune aree, insomma, che erano, ovviamente col tempo si erano chiaramente erano state trascurate. Diciamo, questi sono fondi che derivano dai fondi sui centri estivi e quindi sono delle economie rispetto ai centri estivi utilizzati nella scorsa estate. Ci sarà la realizzazione di un campo di calcio per bambini, la riqualificazione dell'attuale area dei giochi e in più la creazione di un'altra area di giochi per i più piccoli. Quindi, insomma, l'obiettivo è quello di creare sempre più spazi a favore dei bambini al centro del capoluogo e consentire, soprattutto se la situazione Covid chiaramente lo permetterà, insomma, di dare la possibilità ai bambini di avere dei momenti di svago insieme alle loro famiglie. Ci saranno maggiormente dei giochi? Sì, ci sarà una messa in sicurezza, perché verrà risistemata la pavimentazione e in più, diciamo, ci sarà anche l'aggiunta di altri giochi. Per la sicurezza dei bambini che cosa è stato prospettato? Verranno installati dei tappeti antiurto al di sotto delle giostrine, in modo tale da consentire che in caso di caduta, insomma, non ci sono problematiche per loro. Ci sarà un controllo per quanto riguarda la sicurezza? Sì, diciamo che noi abbiamo già attivato un progetto con i piani, con i PUC praticamente, però diciamo, considerato il periodo che la villetta comunale è chiusa, perché appunto c'è il decreto che non consente l'apertura di parchi, ville e quant'altro, le abbiamo destinati su altro, ma alla riapertura, insomma, ci saranno questi nostri concittadini che vigileranno, insomma, sulle attività all'interno della villetta. Oltre a questo ne abbiamo approfittato anche per risistemare le telecamere di sorveglianza, in modo tale da poter monitorare in qualsiasi momento le attività all'interno della villetta comunale. Quando si prevede la fine dei lavori? Guardi, qui il cantiere è breve, 30 giorni, quindi voglio dire, l'obiettivo è quello che per metà marzo diciamo, dovrebbe essere tutto pronto. Speriamo di ottenere la consegna dei lavori, ma soprattutto di dare la possibilità ai bambini di accedere, chiaramente se la pandemia in corso ce lo consentirà. In questo momento di pandemia il Comune di Mercato San Severino sta facendo degli ottimi lavori, sta aprendo cantieri, quindi è ottimista lei? Sì, diciamo che finalmente apriamo i cantieri, nel senso che abbiamo vissuto l'anno precedente, in cui, se si ricorda, c'era stato un periodo in cui addirittura non era consentito né aprire i cantieri né di carattere pubblico né di carattere privato, soprattutto durante il periodo del lockdown. Oggi invece, diciamo, le maglie sono un po' più larghe, riusciamo man mano, nonostante i percorsi di carattere amministrativo e a volte purtroppo anche di carattere giudiziario, a iniziare nuovi cantieri. Diciamo che dobbiamo guardare con ottimismo, sperando davvero che il tempo rispetto alla normalità sia quantomeno più stretto possibile. Questo è un po' l'auspicio da parte di tutti. Diciamo che noi stiamo cercando di farci trovare pronti.